Spendere poco per le scarpe è una scelta che ti può portare dei vantaggi? Ciao da Antonio di Calzature Nucca e benvenuti alla quinta puntata dell'Apriscatole. Oggi andiamo a toccare un tema piuttosto sensibile, che è quello di capire quanto è giusto spendere per le scarpe. La mia domanda provocatoria era legata al fatto che molte persone pensano che e in questo momento è giusto risparmiare il più possibile e spendere il meno possibile per un prodotto magari come le scarpe. E volevo sottolinearti come questo ragionamento può portare davvero a gravi danni alla persona, nel senso che a volte le scarpe troppo economiche portano dei danni superiori al risparmio che si è avuto non spendendolo per delle scarpe di ottima qualità. Nella nostra esperienza di oltre 100 anni di attività abbiamo spesso verificato come utilizzare scarpe in materiale sintetico o di materiali scadenti o di forme anatomiche non corrette provoca danni davvero importanti sia al piede che alla colonna vertebrale e quindi il risparmio iniziale è diventato spesa e soprattutto disagio e dolore. Con la nostra proposta invece vorremmo prevenire tutto questo e portarti ad avere delle scarpe che siano comode, che siano portabilissime e che soprattutto possano darti anche un'immagine ancora più prestigiosa. Nelle proposte che andiamo a vedere ora ti ricordo che c'è un'offerta speciale del 20% che scadrà domenica 30 maggio. E partiamo subito dalla nostra prima sneaker, la nostra prima proposta, che è una sneaker, è in micro glitter argento con la linguetta in pelle bianca e il talloncino in leopardino. L'interno è tutto in cotone, la scarpa è molto morbida e direi anche dal punto di vista estetico piuttosto particolare. Per la seconda proposta restiamo sul comodo, restiamo sul morbido, ma restiamo anche sul particolare con un sandalino molto bello, con la forma quadrata, imbottito all'interno, suola di gomma e la particolarità sta in questo laccetto che si può allacciare intorno alla caviglia per avere l'immagine di un sandalo completamente diverso. E continuiamo con i sandali, perché finalmente l'estate sembra arrivata dopo mille falsi allarmi, ed ecco è un bellissimo sandalino questo che è in corda con il fusbet in pelle e la parte così sopra in glitter. Ti faccio notare anche la particolarità della chiusura con il cinturino normale e poi con questo che va alla caviglia, che nel caso è anche possibile togliere. Comunque diciamo questa è una tipologia di sandalino anatomico ma molto grintoso anche questo. Ora andiamo a vedere una proposta con il tacco medio, anche questo vuole essere un po' particolare come vedi, sia per quanto riguarda il colore, che è un verde, verde chiaro con il color cuoio abbinato con il tacco bianco di 5 cm. La suola è di gomma, flessibile e dentro è tutto imbottito per dare un'ottima comodità. Infine chiudiamo la nostra proposta da donna con un articolo adatto a una cerimonia, adatto a una serata magari anche un po' freschetta, se ancora rimane, ed è uno Chanel fatto in questo tessuto tipo lino e la raffia davanti, con questo accessorio a due materiali sempre. Particolare molto bello il tacco che è di 5 cm, leggermente a rocchetto. Sandalino molto molto comodo anche questo. Come sempre è arrivato anche il momento di andare a vedere le scarpe da uomo e questa settimana partiamo da una sneaker di Voile Blanche in color avio bianco grigio con questi particolari accessori dietro, fatte così, bianchi. La scarpa è tutta foderata in pelle ed è molto leggera e straordinariamente comoda. Ora è il momento di una sneaker, fra virgolette, nel senso che è sempre una scarpa sportiva, ma qui andiamo più sul raffinato, è di Corvari, è in questa pelle morbidissima e la suola in vero caucciù. È una scarpa straordinariamente comoda e anche molto raffinata, può addirittura essere utilizzata anche come scarpa da lavoro se serve una scarpa nera. E l'ultima proposta di questa settimana è una scarpa in cui bisogna togliersi tanto di cappello, è una scarpa di Moma, fatta tutta cucita, morbidissimo, mocassino, ma è straordinariamente morbido. Guarda, ti faccio vedere, non è che lo voglio dire per dire. È veramente un guanto al piede e anche dal punto di vista estetico è una delle scarpe un po' più innovative, più grintose di questa stagione.
Eccoci, è arrivato il momento di andare a vedere finalmente quali sono le offerte di questa settimana. Ti ricordo che puoi cogliere queste offerte sia in negozio ma anche online sul nostro sito calzaturanucca.it, dove un timer ti ricorderà quanto tempo manca alla fine di questa offerta. Partiamo dalle sneakers in glitter che costano 189 euro e per questa settimana le puoi avere a 149. Il sandalo nero con i laccetti costa di base 139 e per questa settimana lo puoi avere a 109. Il sandalo in glitter di 13 View Street viene 168 di base e questa settimana lo puoi avere a 134. Il sandalo con le fascette viene di listino 149 e per questa settimana lo puoi avere a 119. Lo Chanel in lino e raffia viene 180 di listino, per questa settimana lo puoi avere a 144. Le sneaker costano di listino 220 e per questa settimana le puoi avere a 175. Le sneaker di Corvari costano di base 245 euro e per questa settimana le puoi avere a 195. Infine i mocassini di MoMA 330 euro di prezzo base, li puoi avere questa settimana 264. Bene, spero che il nostro messaggio ti sia arrivato, la possibilità di avere delle ottime scarpe ti aiuta nella tua giornata e in più questa settimana le puoi avere anche con un'offerta speciale. Per cui ti aspettiamo in negozio sul sito e noi ci vediamo la settimana prossima. Ciao!